arriva? Da Roma. Da Roma. In taxi? No, in autobus. C'è una gran confusione. Sì, vero. Allora, sfidiamo con Madame, perché è veramente bello essere qui e adesso facciamo anche un ballo magari insieme. Certo, certo. Io l'aspetto dopo. Marco, che piume sono queste? Ma questa è una piuma storica, perché questa è presa dal 1800, arriva direttamente dalla storia. Una carrozza mi ha scortato fino al palazzo. Senta, Barone, mi racconta un attimo questo suo abito. E questo era di un nobile che rappresentava un impero, e quindi me l'hanno portato, è mio. I cavalli dove li ha parcheggiati fuori? Il mio cocchiere ci ha pensato. Allora, come si dice in russo? Buonasera. In Russia si dicono «Добрый вечер», «Желаем вам счастья», «Здоровья», «Всего самого лучшего» и «Все самые красивые женщины и мужчины», конечно же, здесь, на русском бале. Tutto questo per dire «Buonasera»? Sì. Siccome fa un po' freddino fuori, io stasera te lo lascio questo. Questo è diveluto, è caldo. Ecco, no, più tardi me lo presti. Anche questo. Col ballo. Va bene, va bene. Abbiamo preso il tassì, ma è stata un'impresa mettere là il cerchio e la crinolina, insomma. E cosa gli ha detto il tassista? Vabbè, chiunque, anche quando sono uscita dall'albergo, giù nell'hall, tutti si stupivano, mi guardavano. Oh signora, che bello, ma dove va? Ho detto, un ballo ottocentesco a Palazzo Brancaccio. È un palazzo meraviglioso. Meraviglioso, stiamo vivendo un'atmosfera magica. L'abito non fa il monaco, fa il monastero. Scusi, stiamo facendo un'intervista, mi scusi. Io dico sempre che l'abito non fa il monaco, fa il monastero direttamente. Quindi, però nel tuo caso non servirebbe, perché c'è gente che è chic per natura e tu lo sei. Io ti ho fatto un complimento, ma in realtà cercati una signora, perché anch'io ne cercherei una. No, lo dico perché non vorrei che ci fossero malintesi, no, sai com'è. Come ci si saluta? Nell'Ottocento? Arrivederci, come adesso, non è cambiato nulla. Damo esercito.